prima vado a vedere quanta neve c'è. Oh, dove è andato a finire, papino? Guardate, un pupazzo di neve che cammina! Che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! È soltanto papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano papà Pig strofinandolo con degli asciugamani. Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora Coniglio arriva a casa di Peppa. Cielo, signora Coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve. Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare. Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor Toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada. La ghiaia fa sciogliere la neve. Buongiorno, signor Toro. Buongiorno, signora Coniglio. Abbiamo impiegato tutta la notte, ma adesso la strada è sgombra. Si può raggiungere il mare tranquillamente. Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare. Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora. Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia. Arrivederci, signor Toro! Arrivederci! Passate una splendida giornata al mare! Ce ne andiamo alla spiaggia e pipurrà! Castelli di sabbia e bagni a volontà! Ce ne andiamo alla spiaggia e pipurrà! Mariconi, vienici anche tu! Eccoci arrivati! Siamo al mare! La spiaggia è ricoperta di neve. L'acqua però sembra fredda. E io che non vedevo l'ora di fare il bagno. Può sempre farlo, il mare non... Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie. Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie. Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là. Così anche il cielo. Cielo e mar, cielo e mar. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro. Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama Faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo. Si chiama Faro proprio perché ha... un grandissimo faro qui sulla cima. Accipicchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. Oh! E quando c'è la nebbia uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno Coniglio! Godetevi il blu del mare e del cielo! Certo! La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia! Dai, mettiamoci a giocare a nascondino! Conto io! Uno, due, tre... Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me! Eccomi, sto arrivando! Eccovi qua! No! Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo, dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Oh, certo! Lì ci vorrà chissà quanto tempo per trovare le mie uova di cioccolato. Le ho nascoste talmente bene. Ecco qui un uovo! Peppa ha trovato un uovo di cioccolato in un vaso da fiori. Eccone qui un altro! Rebecca Coniglio ha trovato un uovo di cioccolato nascosto dietro a un cespuglio. Evviva! Ho trovato un uovo! Emily Elefante ha trovato un uovo di cioccolato sul ramo di un albero. Credo di sentire il profumo dell'uovo di cioccolato. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Eccolo! Anche Freddy Volpe ha trovato un uovo di cioccolato. Nonno Pig, abbiamo trovato le uova, guarda. È stato molto divertente. Ma a dire il vero un po' troppo facile.
Non è stato poi così facile per i più piccoli. George, Edmond e Richard non hanno trovato nessun uovo. Chissà mai dove saranno le altre uova. Ovo cioccolato! Ah, Edmond, credo proprio che tu abbia qualcosa dietro questo orecchio. Ora tutti hanno trovato l'uovo di cioccolato. E adesso che cosa ci facciamo, nonno Pig? Le potete mangiare, naturalmente. Buongiorno a tutti. Nonna, nonna, abbiamo trovato tutte le uova di cioccolato. Ma dove sono finite? Io non vedo nessun uovo. Sono tutte nelle nostre pance. E intorno alla vostra bocca. Nonno Pig le aveva nascoste bene? No, noi grandi le abbiamo trovate quasi subito. Ma i più piccoli hanno avuto bisogno di aiuto. Oh. A George, Edmund e Richard non piace essere i più piccoli. Ecco perché sono tristi. Ma allora è facilissimo, mamma zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un baco fatto di creta che non può far la seta! È un verme tutto a zigzag! Poi lo facciamo girare in tondo, così. Mamma zebra, ha un po' di bitorcioli. Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico. Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze. Sì, ma per un servizio da tè servono più di due tazze. Lavoriamo tutti insieme, dai. Sì! Dinosauro! George ha fatto il solito dinosauro. George non sa fare altro che dinosauri. Che noia! Oh, che dinosauro spaventoso! Ora dobbiamo cuocere il servizio nella fornace. Per far indurire la creta, si mette in una fornace. Il servizio da tè sarà pronto. Evviva! Ora lo pitturiamo. Tutti dipingono il servizio da tè con colori brillanti. Il servizio da tè è finito. Ora possiamo fare il ricevimento dei pupazzi. Ognuno avrà la sua tazza da tè personale. Oh, ci siamo dimenticati la teiera, però. Idea! Come teiera possiamo usare il dinosauro di George, che ne dite? Sì. Così la tua povera barca, nonno Pig? Qualcuno, senza volerlo, ha urtato contro un ormeggio. Si è sentito un gran botto e si è formato un grosso buco. Là... Non devi mai lasciare il timone della tua barca ad altre persone, nonno Pig. Sì, ma puoi aggiustarmela? Ma certo, devo solo capire se il danno è molto grave. Nonno Coniglio misura il buco della barca di nonno Pig. Ora devo trovare qualcosa per rattoppare la falla. Deve essere bello saper riparare le imbarcazioni. Oh, ci vogliono anni per imparare bene il mio lavoro. Da quanto tempo ripari le barche, nonno Coniglio? Da anni. Nonno Coniglio ha raccolto un ammasso di rottami con cui ripara le barche. Questa, signori, è la mia miniera d'oro. Ma è un ammasso di cose tutte rotte. Ah, ma si possono fare molte cose utili con un ammasso di cose rotte. Sì, ad esempio? Ad esempio, un sottomarino. Bello! Nonno Coniglio ha costruito un sottomarino con i rottami. Possibile, funziona davvero. Guardate qua! Si riempie di acqua e diventa pesante. In questo modo va giù, che è una meraviglia. Il problema è che poi non torna più su. Ecco qua! È proprio quello che stavo cercando. Ma quella è una vecchia lavatrice. Lo era, Peppa. Ora è il pezzo di ricambio per la barca di nonno Pig. Ha intenzione di riparare la mia barca con un pezzo di lavatrice, per caso? Certo! Perfetto! Ora è come nuova! Evviva!
E adesso la proviamo. Siete pronti al varo? Sì, siamo pronti! Straordinario! Galleggia! Sembri quasi sorpreso. Sì, di solito al primo tentativo affondano tutte. Nonno Coniglio, ora possiamo fare la nostra gita sul fiume. Che splendida idea, Peppa! Questa sì che è vita! Fuori in barca, con solo il mare e il cielo blu! È un fumetto! Giornale, fumetto! Nonnino, che cos'è quella specie di tubo che esce dall'acqua? Un sottomarino! Ai posti di combattimento! Oh, buongiorno, signore e signori! È nonno Coniglio sul suo sottomarino! Grande giornata per navigare, in compagnia del mare e del cielo! Quante storie vi potrei raccontare! Hai bisogno di comprare qualcosa? Ah, sì! Del formaggio, per favore! Formaggio! La barca di nonno Pig arriva al supermercato. Buongiorno! È una giornata tranquilla oggi. Siete i miei primi clienti. Forse sarà per l'inondazione. Che sciocchezza, vi pare? Tutti chiusi in casa per due ridicole goccette di pioggia. Di cosa avete bisogno? Polly ha la lista della spesa. È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Ai ai, Polly ha dimenticato le cose da comprare. Per fortuna io mi ricordo a memoria le cose che ci hanno ordinato. Formaggio! Ti ringrazio, Peppa! Missione compiuta! Un giornale e un fumetto! Ti ringrazio, Peppa! Fortuna che Peppa è andata a fare la spesa, altrimenti saremmo rimasti senza cena! Ecco il cioccolato! Ora sì che possiamo cenare, mamma! Peppa e George arrivano a casa. È ora di andare a dormire. È mattino. L'acqua non c'è più e al suo posto c'è un'enorme pozzanghera di fango. Pozzanghera di fango! Questa è la più grande pozzanghera di fango di tutto il mondo! Evviva! Ah, quella sarebbe la gran cassa. Non so come si chiama questo strumento, ma per suonarlo si sfrega. Quello, Candy, si chiama guiro ed è arrivato fino a qui direttamente dal lontano Sud America. Wow! E come sei arrivato fin qua? L'ho portato io al ritorno dalle vacanze. E queste cosa sono? Quelle sono delle maracas. Le ho comprate in un negozietto di strumenti quando ero in Spagna. Questo qui è un triangolo, senta. Mio padre vende questi strumenti in confezioni da 10, signora maestra. Ti ringrazio, Freddy, lo terrò ben presente. Non c'è bisogno di andare tanto lontano per acquistarli. Grazie! Come si chiamano? Queste sono delle nacchere. Il mio papà vende anche quelle, però in confezioni da 5. Grazie, Freddy. Olè! Visto? È in questo modo che si suonano le nacchere. Ecco a te, Emily. Devo proprio farla anch'io, la danza? Oh, no, basta che tu faccia il suono click-clack, tesoro. Ah, vedo che tu invece hai preso i piatti. Sì! Ora sai che suono fa il tuo strumento. Possiamo provare a suonarli tutti insieme. Pronti? Ai posti, via! Che è solo un fastidioso rumore. Chiunque può fare bang, bang, bang. Ma per fare musica ci si deve ascoltare a vicenda e seguire bene il tempo. Senta, Madame Gazzella, io non riesco ad ascoltare e suonare insieme, è difficile. Sai battere le mani? Sì. Se riesci a farlo, allora puoi suonare la musica. Coraggio, femminucce, per favore, fate come me. Ora i maschietti! Madame Gazzella ha composto una musica battendo le mani al ritmo. E... stop! Lo sapete che Babbo Natale è tanto, tanto vecchio? Sì, ha centinaia di anni! È perfino più vecchio di mio nonno! Siamo arrivati alla capanna di Babbo Natale! Oh! Oh, oh, oh! Buongiorno a tutti voi! Buongiorno! Buongiorno, Babbo
Siete stati tutti buoni? Sì! Avete sempre tenuto in ordine le vostre camere da letto? Sì! E tu? Oh, 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 ma certo! E ora venite qui e ditemi quale regalo vorreste per Natale. Potrei avere un pallone, per favore? Io uno xilofono! Il gioco delle pulci! Una scatola di magie, per favore! Macchina da corsa! Vroom! Una pallina magica! Boing, boing! Un treno, per favore! Un treno giocattolo! No, non un treno giocattolo! Un treno vero! Uno che posso guidare con dei veri passeggeri sopra! Oh, 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 vedrò che cosa posso fare! Avete chiesto tutti il regalo? No, manchiamo ancora noi due! Oh, scusatemi tanto! Allora, tu come ti chiami? Sono Peppa Pig. Noi ci siamo già incontrati. Oh, certo! Mi fa molto piacere rivederti, Peppa. Che regalo vorresti per Natale? Mi piacerebbe una bambola che cammina, che parla e che può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire. Per favore! Anche per me, grazie, Babbo Natale. Molto bene. Tu ti ricordi dove abito, non è vero, Babbo Natale? Oh, certo! Tu quanti anni hai? Oh, oh, io ne ho centinaia e centinaia! Te l'avevo detto! Arrivederci, Babbo Natale! Non dimenticatevi di lasciarmi un pezzetto di torta! E un dolcissimo succo di frutta! E anche una bella carota da dare alle tue renne! Oh, oh, oh! Peppa e la sua famiglia tornano dalla fiera di Natale. Papà! George, svegliati! È arrivato Babbo Natale! Le bolle di sapone, fumetti e dei bei mandarini! Mamma! Papà! È Natale! Che c'è? Ma è troppo presto, Peppa! Perché non andate a dire Buon Natale a nonno e nonna Pig? Nonnino! Nonnina! Oh, Pig! Niente panico! Salite tutti in coperta! Oggi è Natale! Ma sono solo le 3 del mattino! Babbo Natale è già arrivato! Possiamo andare a vedere se è ancora in casa? No! Babbo Natale qui non c'è! Guardate! La carota, il succo e la tortina non ci sono più! Ha lasciato solo le briciole! Certo! Perché a Babbo Natale piacciono molto le tortine! E ci sono dei grossi regali sotto l'albero! Avevo chiesto a Babbo Natale una bambola. Nonna, possiamo aprirli adesso? No, apriremo questi grossi pacchi dopo il pranzo di Natale. Oh, va bene. Peppa e la sua famiglia sono a tavola per il pranzo di Natale. Spezziamo i biscottini. Guardate, ci sono delle coroncine belle. Sì, anche delle trombette. E un indovinello. Cosa fa sfrecciare un aereo in cielo? Io non lo so. Un arcobaleno. Questo budino di Natale è delizioso. Peppa e George mi hanno aiutato a farlo. È vero, l'abbiamo girato noi. E hai espresso un desiderio? Sì, io ho desiderato. Non ce lo dire. Andiamo a aprire i nostri regali. Sì, evviva! Questo qui è per George. È una pista per le macchinine da corsa. Sembra un po' complicato. Dunque, vediamo. Questo va qua, quest'altro va qua. Mamma Pig viene a riprendere Peppa e George. Mamma, guarda, nonno ha aggiustato l'orologio a cucù. Che bello! E quello che cos'è? Questo è il mio vecchio computer. Io non sono capace di aggiustarlo. Non è rotto. Ho comprato un computer nuovo e pensavo che avresti gradito quello vecchio. No, non sono sicuro di aver bisogno di un computer. Oh, è un computer! Cosa ci si può fare? Ci si possono scrivere le lettere? Guarda, nonnina! A, B, C, D. E i numeri? 1, 2, 3. Ho paura che potremmo romperlo premendo il tasto sbagliato. Non ti preoccupare, non si romperà. Solo che non devi dargli il latte e nemmeno i biscotti né la marmellata. La cosa che sa fare meglio è il gioco della gallinella felice. Quando si preme questo tasto, lei fa un uovo.
Io sono molto brava a giocarci, ma George è più forte. Molto divertente. Forse lo dovremmo tenere questo computer. Che cosa ne dici, nonna Pig? Arrivederci! Ciao, ciao! E se ora andassimo a fare qualche lavoretto sul nostro computer, nonna Pig? Sì, andiamo a scrivere qualche numero e qualche lettera anche noi. Peppa e la sua famiglia pranzano. Ho dato il mio vecchio computer a nonno e nonna Pig. Hai fatto bene, però mi chiedo come se la caveranno. Pronto? Sono Peppa Pig, chi parla? Sono il nonno, devo farvi una domanda importante a proposito del computer. È il nonno, dice che vuole sapere una cosa che riguarda il computer. Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare! Ciao, ciao, aeroplanino blu! Oh, oh, oh. Ciao, ciao! Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Peppa Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. Anche questo è uno dei documenti di lavoro che ti servivano, Papino? Sì! Grazie, Peppa. Perché mi hai portato al laghetto delle anatre? Oh, ora capisco. Grazie mille, Paperella. L'unico documento che mi manca a questo punto è un enorme foglio di carta blu. È molto grande ed è blu. Proprio uguale all'aeroplano che hai tirato lontano lontano, Papino. Oh, quello che tutti abbiamo salutato con un ciao? Sì, forse dovrei fare una telefonata in ufficio. Questo è l'ufficio di Peppa Pig. Buongiorno, Peppa Pig. Li hai trovati quei documenti? Ne ho trovati solo alcuni. L'unico che ci serve davvero è quel grande foglio blu. Quello può essere un problema. Il mio papino l'ha buttato via. Ha buttato quel foglio? Sì, è volato lontano, lontano. Ah, eccolo qua. È appena atterrato sulla mia scrivania. Eh? È stata un'idea davvero geniale farne un aereo di carta e tirarlo in direzione del nostro ufficio. Oh, sì! Beh, in... So quello che faccio! Ai ai! Mamma Pig è caduta nel rovo! Mamma, riesci a uscire da lì? No, mi sono impigliata! Sei imprigionata in un rovo di more, proprio come la Bella Addormentata! Cosa? Tempo fa c'era una principessa che si chiamava la Bella Addormentata. Un giorno si addormentò, crebbero tanti rovi e rimase lì per 100 anni. Ah, è una bella storia, Peppa. Arriva Susy. Ciao, Peppa. Ciao, ciao, Susy. La mia mammina è rimasta imprigionata in quel rovo di more e ci rimarrà per almeno 100 anni. Come la Bella Addormentata. E verrà salvata da un bellissimo principe con il suo bacio incantato. Alla mia mammina oggi è capitata questa avventura bellissima. Vorrei tanto che anche la mia mamma avesse un'avventura come questa. Qualcuno può pensare ad un modo per farmi uscire da qua? Non ti preoccupare, mammina. Fra 100 anni esatti, un bellissimo principe verrà a tirarti fuori da lì. Sono io quel bellissimo principe. Nonno Pig, mi presti le tue cesoie da potatura, per favore? Un grandissimo piacere, o prode messere Peppa Pig. Fatevi indietro, per favore. Meriti questo brutto rovo spinoso. E via! Principe adorato. Principessa cara. Veramente dovevi rimanere là dentro per 100 anni esatti? Mi sono bastati 5 minuti, tesoro. La mamma si è trasformata in un rovo di mare. Pensavo che queste cose succedessero solo a me. Resta ferma mentre cogliamo le more. Su, portiamo tutti questi frutti a casa da nonna Pig. Nonna! Nonna!
poi la mamma è caduta nel rovo. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora. Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente. Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace. Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio. Basta, mi arrendo. Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo, io non dico mai né sì né no. Ah, ho vinto! Hai detto sì e no. È stato divertente. Adesso giochiamo un altro gioco. Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? Cambia che quando lo trovi rimani in silenzio e ti nascondi nello stesso posto finché non si nascondono tutti là. Come fossimo delle sardine in scatola. Va bene, cominciamo a giocare. George, nasconditi per primo. Vai! Uno, due, tre! Giorgio cerca un posto dove nascondersi. Nove, dieci! Un, due, tre! Se ti trovo fai posto a me! George, vedo la tua coda scodinzolante! Peppa si nasconde con George. Spostati, George! Vi ho trovati! Ora Peppa e George devono fare spazio a Chloe. Spostati! Vi ho trovati, eccomi qua. Anche Belinda si unisce a loro. Spostatevi. Siamo stretti come sardine in scatola. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Oh, continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Apri la bocca così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No, mamma. E qual è stata la prima parola che ha detto George? Dinosauro! La prima parola di George è stata dinosauro. Mi sembra che qualcuno abbia aggredito il pranzo. Già, ora deve fare il bagnetto. Il piccolo Alex fa il bagnetto. Questo è il signor dinosauro. Sai dire dinosauro? Oh, lui non sa ancora parlare, Peppa. Ma prima o poi imparerà a parlare. Così voi saprete che cosa vuole, no? E adesso che cosa ti andrebbe di fare, piccolo Alex? Credo che gli piacerebbe andare a fare una passeggiata. Beh, Peppa, lui non sa ancora camminare. Però può uscire con il passeggino. Che bel passeggino, molto pratico. Già, 5 marce, telaio in lega e ABS, tutto di serie. Bla, bla, bla. I papà parlano sempre in modo incomprensibile. Ad Alex piace quando parli tu, Peppa. Susie e Peppa fanno parte di un club segreto. Possiamo entrare anche noi nel vostro club? È molto difficile diventare soci. Sì, perché per entrare ci dovete dire la parola d'ordine. Shalama cookie! Shalama cookie! Non è la parola che ho detto io. Perché cambia continuamente, deve rimanere segreta, no? Ah! Anche noi siamo soci del club segreto ora. Siete ammessi. Ma che cosa facciamo? Facciamo tante cose segrete, segretamente. E partecipiamo in segreto a delle missioni segretissime. Uff,
Non ho ancora capito di cosa state parlando. Fateci vedere come si fa una missione segreta. Sì, fateci vedere. A questo pensa Peppa? No, vai tu, Susie, che hai la mascherina sugli occhi. Ok, la mia missione segreta è rubare i biscotti. State a vedere. Susie Pecora cerca di non farsi vedere. Mamma, potrei avere un po' di biscotti per i miei amici, per favore? Ma certo, prendili pure. Grazie, mamma. Susie è tornata con i biscotti. Evviva! Evviva! Non ti ha visto proprio nessuno? No, beh, è soltanto un adulto. Guarda là! Volete un po' di spremuta insieme a quei biscottini? Quali biscottini? I biscottini che ti ho appena dato per i tuoi amici. Oh, Susie! Che problema c'è? Siamo in un club segreto dove si fanno cose segrete e invece Susie l'ha spifferato a tutto il mondo! Oh, posso entrare nel vostro club segreto? Vi prego, ho sempre desiderato far parte di un club segreto. È molto difficile entrare nel nostro club. Perché per entrare ci devi dire prima la parola d'ordine. Qual è? Picca, nidde, nodde. Picca, nidde, nodde? Oh, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato. Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo. Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro! Pedro Pony, raccontaci come si sta in ospedale. È fortissimo! E sono brave le infermiere. Mi hanno regalato gli stickers. Oh! E poi arrivano tutte le volte che spingo questo pulsante. Mi domando, chi può essere? Non sarà Pedro, forse? Che cosa vuoi, Pedro? Noi infermiere siamo molto occupate. Ho tanto, tanto prurito. Anche se la gamba ti prude tanto, non ti possiamo togliere il gesso finché non siamo sicure che sia completamente guarita. No, non è la gamba che mi prude. Mi prude tanto questo orecchio. Ecco, così va meglio? Sì, la ringrazio. È ora di pranzo! Che cosa desideri mangiare oggi, caro Pedro? Potrei avere spaghetti al burro e budino di fragola, per favore. Ma tu mangi restando a letto? Sì. Sembrano davvero saporiti. Il dottor Orso Bruno è venuto a visitare Pedro. Che mi dici? Come andiamo oggi, Pedro? Ho un orecchio che mi prude un pochino, proprio in questo punto. Secondo me stai già molto meglio, Pedro. Questa può andare? Oh, grazie, Papino! È d'oro! Quasi! È plastica dorata. Oh! Ho la coppa per il vincitore ed è fatta di plastica dorata, guardate! Oh! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Nei. Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà! Oh! Ah! E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD! I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni! Possiamo dividerci una coppa in sei! Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi! Evviva! Scusi, signor Volpe, ma c'è proprio tutto nel suo furgone magazzino! Non ci credete? Per caso avrebbe un banjo per me?
Con 4 o 5 corde? Non potrà avere anche un albero da frutta nel furgone. Pere o pere? Scommetto che non c'è un razzo tra tutte le sue cose. In scatole da 5. E un pollo ce l'avrebbe. Pollo per servirti. Certo che il furgoncino del signor Volpe è magico. È un super furgoncino. Esatto, proprio così. Andiamo, Freddy, è ora di tornare a casa. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ce l'ha un castello che rimbalza là dentro? Certo. E un orto botanico? Sì, nel furgone non manca niente. Oh, ma ho esaurito il carburante. Il signor Volpe ha di tutto nel suo furgoncino, a parte il carburante. Mi sa che dovrò andare dal benzinaio a fare il pieno. Potrei rimorchiarla, ma purtroppo non ho una corda da traino. Oh! Il gioco. Quando la musica parte, ballate. E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine. Pronti? Ai posti, via! Stai ancora battendo le palpebre, sei fuori! Occhio, orecchie, bocca! Ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Evviva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma! Abbiamo finito di giocare alle belle statuine. Molto bene. Adesso giochiamo a passa il pacco. Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino. Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco. Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia! Non perdere tempo, Richard! Anche tu devi togliere uno strato di carta! Richard ha vinto una medaglia! George ha vinto una medaglia! Ai ai, Giorgio non vuole passare il pacco al vicino. Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza! Non è meglio atterrare adesso? Emergenza! Emergenza! Chiamata per l'elicottero di soccorso! Sto arrivando! Siete fortunati! C'è un lavoro da fare! Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Muu! Buongiorno, cara signora coniglio! Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato! Ricevuto, signor Toro! Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita! Ancora! Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma papà è rimasto solo! Pronto? Papà Pig? Potresti tornare a casa da solo. La signora Coniglio ci sta dando un passaggio. Sì, va bene. Papà, papà! Siamo andati su e giù e poi abbiamo anche fatto il giro della morte. Oh, quanto mi dispiace di essermelo perso. Ci vediamo a casa. Ma chi ha messo qui quel grosso tubo? Ah, ho trovato. Farò una scorciatoia. Che guaio, c'è un po' di fango. Avanti, macchina! Papà Pig ha bisogno di andare a casa. Papà Pig è bloccato. Chiederò a nonno cane di venire col carro attrezzi. Pronto? Qui il soccorso stradale! Sono bloccato nel fango, può venire in soccorso, per favore?
Mi scusi, Papà Pig, ma sto spostando un grosso tubo di metallo che qualche incosciente ha lasciato in mezzo alla strada. La metto in contatto con un altro servizio di soccorso. Pronto? Qui i pompieri. Sono... dormire e sognare tante tante pozzanghere. È il giorno del grande salto nella pozzanghera. Papà Pig indossa il suo costume da salto nella pozzanghera. Non trovo più i miei stivali dorati. Dove saranno? Ho dato quei vecchi stivali al nonno per il giardinaggio. I miei stivali dorati porta fortuna, usati come stivali da giardinaggio. Ma ne hai degli altri? Non è la stessa cosa, uffa. Sì, pronto? Nonno? Ti ricordi i vecchi stivali che ti avevo dato? Sì, ricordo. Servono urgentemente a papà. Potresti ridarmeli? Sono diventati dei vasi. Nonno Pig ha piantato dei pomodori negli stivali portafortuna di papà Pig. Ci servono per il salto nella pozzanghera oggi stesso. D'accordo, te li porto immediatamente, mamma Pig. No. Sono tutti venuti a vedere papà Pig che salta nella pozzanghera. Per favore, un bel applauso per il vostro caro vecchio amico signor Potato! Buona fortuna, Papà Pig! Oh, ma dove sono finiti i tuoi stivali portafortuna? Tieni, eccoli qua. Mi hai salvato, grazie, nonno Pig. Sento un odorino di pomodori. E ora ecco a voi il salto nella pozzanghera di Papà Pig! Papà Pig si concentra. Pronti? Ai posti? Via! Devo diventare tutt'uno con la pozzanghera di fango. Devo pensare come la pozzanghera di fango. La pozzanghera non c'è più! Per forza, è finita in testa a tutti gli spettatori! Papà Pig è diventato tutt'uno con la pozzanghera. Tutti sono diventati tutt'uno con la pozzanghera. Abbiamo un nuovo record mondiale! Evviva! Papà Pig è il campione! Peppa non riesce a trovare nessuno. Ma no, così è impossibile! Freddy Volpe li raggiunge per giocare. Ah, ciao Freddy! Ciao Peppa! Che cosa state facendo? Stiamo giocando a nascondino, però io non trovo nessuno! Vuoi che vada io a cercarli al tuo posto? Ci puoi provare, ma ti avverto che è difficilissimo! Dici? Sta a guardare! Vi ho trovati! Oh, ciao Freddy! Eccomi qui! Oh. Boo. Freddy Volpe ha trovato tutti! Ma come ci sei riuscito, Freddy? Sono molto bravo a sentire gli odori! Scusa, ma che cosa c'entra l'odore? Beh, io riesco subito a trovarvi fiutando col naso il vostro odore! Ma io non ho nessun odore! La mamma mi ha fatto il bagno ieri sera! Sì, lo so! Infatti, odori di pulito! Oh! Io riesco a trovarvi perfino se tengo gli occhi chiusi! Coraggio, allora! Trova Susy tenendo gli occhi chiusi sempre! Facilissimo! Nasconditi, Susy! Uno, due, tre! Susy cerca un posto dove nascondersi. Sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, chi non ha fatto resta a me! Freddy chiude gli occhi e si mette a cercare Susy. Fiuta tutti i posti in cui Susy è passata, intorno all'albero, dietro al cespuglio e su per la collina. Ti ho trovata! E tutto grazie al mio naso! Hai un super naso! Già, proprio così! Freddy, scusa, tutte le cose hanno un odore? Oh, certo! E ogni cosa ha un odore completamente diverso dall'altra! E io di che cosa odoro? Tu odori di fiori e di galosse per saltare nelle pozzanghere di fango! Ah, ma è notte fonda! E tira un gran vento! Che cos'è? È quello che mi è successo una volta! Era una notte buia e tempestosa! Ero nel pieno di un'avventura! Siete pronti? Ma qui non c'è il vento e non è notte! Dovete far finta!
Tutti guadano il fiume immaginario senza incidenti. Complimenti, miei piccoli esploratori! Ora che cosa facciamo, nonno coniglio? La vostra prossima avventura è una sfida, perché attraverserete una palude piena di coccodrilli. No! Io non vedo nessun coccodrillo qui. Devi far finta! Fate vedere a quelle bestiacce chi è che comanda! Andate via, coccodrilli brutti e cattivi! Questo è lo spirito giusto! Hai mai attraversato una palude dove c'erano i coccodrilli, nonno coniglio? Ma certamente, piccolo! Ne hai avuto paura? Avevano molta più paura loro di me! Pronti? E non dimenticatevi il richiamo! Tutti hanno attraversato la palude dei coccodrilli senza incidenti. Ottimo lavoro! Qual è la prossima avventura che ci aspetta? Questo è un ostacolo. I grandi atleti ci saltano sopra, in questo modo. Ma voi potete fare finta che sia un dinosauro e passare gattoni attraverso le zampe. Tu sei mai passato gattoni fra le zampe di un dinosauro, nonno coniglio? Ma certo! Una volta stavo camminando nella giungla quando sono finito nel mondo perduto dei dinosauri. Ecco fatto! Susy Pecora ha indossato la sua divisa da infermiera. Non si preoccupi, io sono soltanto una finta infermiera. Tiri fuori la lingua e dica forte Casa di Rebecca Coniglio, pronto? Chi è che parla? Sono mamma Coniglio, da voi va tutto bene? Sì. Mi fa piacere perché qui sarò occupata tutto il giorno. Allora come farà con gli altri lavori della signora Coniglio? Gelateria della signora Coniglio. Papà, come mai sei lì? Stai comprando un gelato? Oh, Peppa, stavo andando in palestra quando ho pensato che un gelato ci sarebbe stato proprio bene. La signora Coniglio si è fatta male, quindi toccherà a te vendere i gelati oggi. Oh, oh, io sono un famoso esperto di gelati. Potrei avere un cono gelato alla ciliegia? Vediamo, fragola, vaniglia, cioccolato, banana... Con aggiunta di pistacchio e fragola, per favore. Ah, ecco la fragola. Oh, si è sciolto. Che cosa ne direbbe di un'ottima zuppa di gelato? Qui è la stazione di servizio di Nonno Cane. La signora Coniglio sta male. Può guidare lei il suo autobus oggi, per favore? Ma certo, Peppa! Tutti a bordo! La macchina di Mamma Pecora si è rotta. Qui è la stazione di servizio di Nonno Cane. Potrebbe venirmi in soccorso? Ma certo, sarò subito da lei. Chiedo scusa ai signori passeggeri per qualsiasi piccolo inconveniente che questa deviazione potrebbe causare. Guidare un autobus è alquanto difficile. Vendere gelati è alquanto difficile. Quella è una tartaruga. Sì, è Tiddles, la tartaruga. Ciao, Tiddles! La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena. Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile! Tu sai dire solo dinosauro! Oh, ma quello...
quello è proprio un dinosauro! No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. Ciao, ciao, Lulu! È tutta piena di scaglie, come un drago! Lei sa sputare fuoco! No, però in compenso ha una lingua molto lunga. E anche lei dorme durante l'inverno, come fa Tiddles? No! Oh, dov'è finita Tiddles? Tiddles? Oh no! Tiddles la tartaruga è scappata! Non si preoccupi, dottoressa Criceto, ritroveremo Tiddles. Sarà andata nell'aula di musica? Tiddles non è nell'aula di musica. Sarà entrata nella casetta? Tiddles non è dentro la casetta. Forse si sarà nascosta fra i cappotti? Tiddles non si è nascosta tra i cappotti. Mamma, tu sei capace di fischiare? Non lo so, non ho mai provato. Ci vuole tantissimo esercizio. Ce l'ho fatta! Mamma Pig sa fischiare. Facile per te, riesci a fischiare perché sei vecchia. Grazie, Peppa. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Sei molto carina oggi. Grazie del complimento. Ho messo il mio vestitino nuovo. Si può sapere perché tu non dici niente, Peppa? Sì! Perché tu non dici niente, Peppa? È un gioco troppo sciocco! A che gioco state giocando? Susie dice che sono una gran chiacchierona che non riesco mai a stare in silenzio! In effetti non stai molto in silenzio ora, non trovi? Ah sì? Allora non parlerò mai più! Mai, mai più! A partire da adesso! Ehi là, come va? Ciao, Danny! Ciao, Danny! Che cosa è successo a Peppa? Ha deciso che non parla più. Oh. Chi vuole dell'uva? Io, grazie. Io, grazie. Non puoi muovere la testa. Sarebbe un imbroglio. Neanche fare l'occhiolino. Ciao a tutti. Ciao a te, Pedro. Che tipo di problema ha Peppa? Che non parlerà più. Mai più. Perché? Perché di solito chiacchiera troppo. Non è vero che io chiacchiero troppo. Comunque tu quando vai in giro ti muovi sempre così. Oh, guardatemi, sono la bella Susie Pecora. Capisci cosa voglio dire? E parli in questo modo. Io sono la bella Susie Pecora. Guarda che non mi assomiglia per niente. Invece un pochettino ti assomiglia, Susie. Vedi, e poi chiacchieri almeno quanto me. Ma io posso tacere se voglio. No, non è vero, non ci riesci. Dai, proviamo anche noi a stare in silenzio. Ok, comincia tu allora. Stiamo in silenzio tutti quanti. Sì, andiamo a dirlo alla mia mamma. Mamma, abbiamo deciso che stiamo in silenzio. Molto, molto in silenzio.
Talmente in silenzio che puoi far cadere qualcosa sul pavimento e sentirlo. Silenziosi come topi. Ma non state affatto facendo silenzio, state facendo un frastuono tremendo. Ma